30 maggio 2019, benvenuti a un nuovo appuntamento con l'informazione di Milano All News. E quest'oggi una nuova puntata di Good Morning Milano. Parliamo di fotografia, lo facciamo insieme al direttore e fondatore dell'Istituto Italiano di Fotografia, Maurizio Cavalli. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno direttore, benvenuto, grazie mille di essere con noi. Insomma, Istituto Italiano di Fotografia, un nome importante per un istituto importante, perché insomma... Grazie, ma intanto vorrei ringraziare tutto Milano All News per questa opportunità di raccontare un po' di cose. Mi scuso per questa voce un po' bassa, ma d'altronde insomma il tempo attraverso Milano in queste settimane non ha aiutato. Beh, allora, l'istituto nasce come società privata 25 anni fa, col desiderio, forse anche un po' visionario, ma ci stava, di preparare i nuovi giovani fotografi a quello che sono il mercato sia di tipo commerciale che il mercato di tipo espressivo, quindi il mercato dell'arte fotografica. Un percorso molto lungo, pieno di tante soddisfazioni, e devo dire che fortunatamente abbiamo visto in questi anni che le scuole di fotografia o i centri che fanno fotografia sono aumentati molto. Questo fa piacere, perché vuol dire che la cultura... La fotografia da una cosa un po' di nicchia, un po' per pochi capaci ed eletti, esatto, negli fortunatamente, ultimi anni, soprattutto, certo. È esplosa ormai, anzi, potrei anche dire, forse finto, c'è anche un po' scappata di mano, forse di tanto. Ma, anche, sì, questo è vero. Perché ognuno che abbia nella un città metropolitana, un cellulare in mano, cioè mette un PH davanti e pensa di essere dietro fotografo. Certo, insomma. Nella città metropolitana sono tante le offerte, sia di formazione che di acculturazione. Devo dire che allora il fatto di essere stati abbastanza visionari 25 anni fa è perché abbiamo voluto da subito incentrare l'attività di istituto con tre punti distintivi, in maniera tale che fosse poi chiara, trasparente, facile la scelta anche per coloro che poi affrontavano le varie proposte. I tre punti distintivi di istituto nelle proprie attività di tipo didattica sono fondamentalmente l'attenzione, quindi la preparazione all'interno dei nostri corsi al contemporaneo, quindi non siamo una vera e propria accademia che si occupa soltanto di storia della fotografia e di grandi autori, ma puntiamo il nostro focus sul contemporaneo. Il secondo punto distintivo è quello di sviluppare lo stile personale. Perché oggi non solo naturalmente nel mercato dell'arte fotografica, quindi dell'espressione artistica individuale, ma anche, se non dico soprattutto, nella parte nell'ambito commerciale, vengono richieste autorialità. Quindi fotografi che abbiano fin da subito, per quanto possibile, un po' la firma, un po' lo segno distintivo. Esatto. Il terzo ed ultimo tratto distintivo di istituto, che devo dire ci riempie le giornate perché è tutto un'attività molto impegnativa, è quello di proporre i nostri studenti in mostre e in collaborazione con aziende, sia dal punto di vista commerciale, ma sia anche poi collaborazioni con enti, ONLUS, ONG, e quindi con una apertura verso il sociale. Questi sono i tre tratti importanti di istituto. Diciamo appunto tanti tipi diversi di corsi, infatti c'è il corso diciamo diurno, giusto, che è quello... Sì, diciamo che la cosiddetta specialità della specialità, casa, come si suol dire, è il corso di formazione professionale biennale diurno, quindi con due anni, mattina e pomeriggio, e con soprattutto all'interno del secondo anno tanti seminari che a volte occupano anche le intere giornate. Okay. Nelle fasce serali invece abbiamo sviluppato tutta una serie di proposte legate sia all'approfondimento professionale, ma anche all'acculturazione, per chi in realtà non vuole diventare fotografo ma vuole occuparsi di un genere in specifico, dal ritratto al reportage, al food, alla fotografia di food. Abbiamo avuto anche in quest'ultimo corso addirittura degli chef che sono arrivati per imparare un po' i segreti della fotografia del cibo. Quindi un'offerta insomma a 360 gradi. Insomma, in 25 anni sicuramente gli studenti sono cambiati tantissimo. Sì, devo dire molto. Prima chi erano gli studenti che appunto i primi che sono avvicinati all'istituto, e chi sono invece i fotografi, gli aspiranti fotografi di domani, chi sono? Beh, allora, diciamo che almeno nel primo decennio abbiamo avuto una grande richiesta di formazione professionale.
sia partendo da zero che assistenti che volevano poi evidentemente, al di là dell'attività presso studi più o meno famosi, di fotografi più o meno famosi, volevano poi aumentare il loro grado di conoscenze e quindi proporsi, chiedo scusa, poi Niente. autonomamente sul mercato. Mano a mano questa figura è un po' cambiata. Oggi il digitale ha aperto le porte ad una grande comunicazione per immagini, quindi tutti in realtà si sentono, fra virgolette, fotografi, anche se poi in realtà non lo sono sempre, ma c'è una grande attenzione. Quindi coloro che si affacciano adesso ai nostri corsi, sia di formazione che di acculturazione, vogliono capire i linguaggi della fotografia più che la tecnica, anche perché insomma, grazie alla tecnologia sappiamo che i telefonini, piuttosto che i normali Le faccio una domanda device, da $1 milione. prego. Quanto questo fa bene o fa male alla fotografia? Questa è una bella domanda. In realtà è sempre una moneta a due facce, nel senso che la tecnologia fa bene alla fotografia perché tutti parlano di fotografia, tutti si interessano di fotografia e quindi è la società dell'immagine. Il rovescio della medaglia, per così dire, è che non sempre la qualità emerge e quindi insomma, questo è Ecco. un aspetto un po', anche perché l'utilizzo poi delle immagini che una volta era prettamente sull'editoria, oggi si è spostato naturalmente sul web e quindi con una velocità sia di scatto che poi di fruizione Cioè, mi viene molto. da dire, dura anche meno una fotografia adesso. Cioè, una volta la fotografia veniva stampata, messa una rivista e stava lì, durava almeno quel Esatto. mese in cui usciva la rivista, magari anche il mese dopo quando la leggeva qualcun altro. Sì, Adesso era finisce proprio un sul sito internet, linguaggio. finisce sul nostro Instagram e nel Certamente. giro di due swipe è andata. Esatto, sì, è un Persa nel linguaggio tempo, come viene da dire, no? proprio diverso, quindi anche l'approccio allo scatto fotografico è completamente cambiato. Prima bisognava meditarlo perché magari la fotografia analogica ci consentiva, non so, 36 pose in un rullino e quindi bisognava meditare un attimo, Poi c'erano dei controllare la tempi, dei composizione, poi i costi. tempi di sviluppo, i tempi di stampa, eccetera. Oggi questa immediatezza regala un po' di superficialità, ma regala dall'altra parte anche un'opportunità di essere molto più creativi, perché non costando nulla, uno scatto in più, si può naturalmente esplorare le dimensioni della composizione fotografica, scattare momenti del giorno diversi, quindi è un discorso anche più intrigante. Quanto devo già sapere di fotografia per iscrivermi ai corsi dell'Istituto Italiano di Fotografia? Non c'è bisogno di sapere nulla, in realtà anche il non avere la macchina fotografica non costituisce un problema. Il taglio che abbiamo voluto dare ai nostri corsi a tutti, soprattutto quello di formazione professionale, è un taglio molto pratico, quindi appena si arriva in istituto, dopo un paio di settimane durante le quali si rompe il ghiaccio, si danno delle prime informazioni di carattere teorico, ecco che subito i ragazzi vanno in sala di posa e iniziano a scattare, quindi c'è un approccio immediato. Ecco, non, appunto, non fate solo istituto, non fate solo lezioni, non fate solo, non insegnate Grazie. solo e basta, ma spesso entri poi uscite appunto all'istituto. Settimana prossima ci sarà la Milano Photo Week e voi siete tra i protagonisti appunto di questa edizione. Cosa ci dobbiamo aspettare dall'Istituto Italiano di Fotografia? Beh, intanto insomma, complimenti no, al Comune di Milano che in questi anni ha messo il focus su tanti generi, dalla Fashion Week alla Design Week, eccetera. Ma soprattutto per quanto riguarda la Milano Photo Week c'è quest'anno un panorama molto ricco di proposte all'interno del quale noi come di tradizione proponiamo quattro appuntamenti, anzi cinque appuntamenti interessanti che vado a raccontarvi molto Prego. velocemente. Il lunedì 3 giugno c'è questo incontro, questo dialogo sul fotogiornalismo multimediale con Edo Prando e Marina Macri, due fotografi giornalisti, che parleranno di un argomento un po' dolente,
Poi ecco, non ho anticipato che tutti questi interventi hanno carattere gratuito, quindi tutti sono invitati a partecipare, ad assistere. E in questo caso, dicevo, l'argomento è un po' dolente perché si tratta di una ricerca che loro conducono da diversi anni su queste deportazioni dei lituani, che sono stati davvero, insomma, nel periodo della Seconda Guerra Mondiale particolarmente sfortunati, prima con una problematica con l'esercito tedesco e poi venduti, per così dire, ai sovietici. Quindi raccontano come con immagini fisse e con contributi video si può raccontare una storia. Quindi proprio un dialogo sul giornalismo multimediale. Il giorno successivo, quindi martedì 4 giugno, abbiamo due eventi, sfortunatamente un po' in contemporanea per una sovrapposizione non voluta dell'ultimo momento, ma insomma, poi le opportunità su Milano sono talmente tante, quindi si va di volta in volta a scegliere in un carnet appunto molto ampio. Abbiamo presso la nostra sede in via Caviglia 3, vicino a Corvetto, abbiamo l'inaugurazione di una mostra di una nostra diplomata, una mostra molto bella, molto elegante sul rapporto tra corpo e oggetti, un lavoro in bianco e nero molto elegante e molto delicato. Abbiamo poi invece il Centro Culturale di Milano che sta in Largo Corsia dei Servi, quindi in prossimità di Via Larga, un'operazione molto interessante legata al Salone del Design. Il Milano Photo Festival ha voluto coinvolgere quattro nostri studenti del secondo anno per raccontare attraverso i ritratti i volti dei giovani designer milanesi presenti al Salone di Rho Fiera, in specifico in questo salone satellite che ha ospitato appunto credo più di un centinaio di Designer designer quattro internazionali. cose a Giovedì poi abbiamo sempre all'interno della nostra sede, una mostra molto intrigante che si chiama Spie, hashtag 3 perché è il terzo anno che mantenendo questo titolo presentiamo i lavori sul contemporaneo dei nostri migliori studenti del secondo anno. Questo sotto la guida di Giancarlo Maiocchi, che ha come nome d'arte Occhio Magico, che è stato uno dei protagonisti della cultura fotografica visiva degli anni 80 e 90, che quindi tiene loro questo seminario legato proprio al contemporaneo. È, come si diceva prima, l'opportunità per ciascun studente di esprimere la propria artisticità e quindi è un modo per. Proprio su questo appunto, mi hai parlato Prego. appunto di come sono cambiati anche gli studenti in questi 25 anni. Fate appunto questo spie numero 3 che sarà appunto gli studenti del secondo anno che espongono le loro opere. Le richieste che arrivano dagli studenti, cioè, qual è la fotografia che va adesso? Più per la maggiore, cioè che loro vogliono imparare a fare, hanno un'idea precisa del tipo di fotografia che vogliono fare, oppure non so, è sempre il nudo artistico che va di più, oppure prima parlavamo di food anche. Certo, ma in realtà all'interno di questo corso che devo dire, insomma, i risultati poi ci fanno capire che effettivamente è un buon corso completo perché affronta quasi tutti i generi della fotografia, dal reportage al nudo, al beauty, all'indossato, allo still life, al corporate, all'advertising, quindi alle immagini per la pubblicità. Devo dire che in realtà ciascun studente poi trova il proprio ambito. Quello che vogliamo favorire, come dicevo, è questa crescita del proprio stile personale, quindi attraverso le conoscenze teorico-pratiche di questi vari generi, ciascuno poi mano a mano matura una convinzione e quindi si esprimerà sia con un portfolio commerciale per affrontare poi il mondo del lavoro, sia gli ambiti delle gallerie e delle esposizioni internazionali con un proprio modo di vedere. Quindi diciamo che i generi, che non c'è un genere privilegiato, ma
devo dire che i nostri ragazzi hanno fortunatamente buon Lo successo abbiamo anche un po' visto, in abbiamo tutti i visto anche generi. infatti nelle foto che passavano poco fa mentre parlavamo, anzi chiedo alla regia comunque di mandarle ancora tutte le varie foto che ci avete mandato a far vedere, molto molto interessanti dei vari lavori fatti in questi anni dai vostri studenti. Come dicevo, non state però chiusi, ecco ad esempio qui davvero dei lavori Questa, scusami molto se ti interessanti. interrompo, è Prego, prego. un'operazione molto bella, fatta per la prima volta in Italia in collaborazione con un'agenzia di Milano, la Young e Rubicam, che gestisce parte del budget della pasta Barilla. Quindi Ok. Barilla si è avvicinata all'istituto, ha chiesto una interpretazione, facendo poi fra l'altro anche un packaging finale Di che pasta molto sei fatto? intrigante, Interessante. proponendo in un brief, in un incontro, questo tema di che pasta sei fatto, e ognuno, come avete visto insomma dalle immagini che abbiamo selezionato, si è espresso con la propria creatività. Devo dire, è stata un'operazione molto bella che è andata in mostra, e fra l'altro un piccolo episodio significativo per poi parlare anche delle altre operazioni. Uno dei nostri studenti coinvolti in questa operazione sulla pasta Barilla. Barilla ha per la prima volta al mondo stampato il marchio Barilla in positivo e negativo sulle lasagne. Quindi con questa difficoltà è stato uno sperimentatore perché ha dovuto prima no, in tenuta di luce spalmare, emulsionare le lasagne, poi le ha dovute lavorare e sviluppare dentro i bagni, no? Perché quindi ha stampato. Devo dire, è stata una cosa molto interessante. All'inaugurazione della mostra i fratelli Barilla erano presenti, sono rimasti molto colpiti da questo virtuosismo, da questa situazione. Adesso riposano probabilmente in questa teca presso la Barilla di Parma. Quindi questo Beh, per dire insomma, come in realtà la un bel risultato, vivacità, un bel appunto. risultato. E altre situazioni di collaborazioni significative, sempre sul contemporaneo, con per esempio il MIPEL, per quanto riguarda la campagna di promozione e di comunicazione. Il MIPE si svolge 2 volte l'anno, piuttosto che addirittura anche questa cosa che probabilmente state vedendo, che è stata esposta poi all'Expo Ok, 2015. punto. Register.it ha chiesto all'istituto di selezionare una dozzina di ragazzi che potessero raccontare 12 eccellenze italiane del food. Quindi della produzione agricola di eccellenza. Devo dire, è stato un'esperienza molto Che vediamo molto bella. collaborazioni anche con Milano Film Festival. Sì, esatto, ecco, anche questa idea, come si diceva prima, non soltanto in un genere, ma anche no, in tutti i generi, soprattutto per esempio questo del ritratto, e colgo l'occasione naturalmente per invitare tutti voi della redazione a farvi fotografare da noi come soggetti assolutamente interessanti, perché in quel caso il Grazie Milano Film Festival, che si svolge in genere verso fine settembre, inizio ottobre, propone a Milano tutta una serie di cortometraggi inediti, e quindi la presenza all'interno di una settimana di tutta una serie di esperti del settore, piuttosto che giovani sceneggiatori, giovani videomaker, e quindi ci hanno chiesto l'opportunità di, ci hanno dato l'opportunità di documentare questi momenti. Non state chiusi appunto, diciamo, nell'istituto, ma anzi vi piace tanto uscire, tanto che so che il 24 giugno fate qualcosa di pazzesco, cioè Sì, portate la ti ringrazio di fotografia a questa chi la opportunità, fotografia poi non può speriamo di vederci vederla. direttamente anche all'inaugurazione, alla conferenza stampa che sarà la mattina, poi vi manderemo naturalmente i comunicati. È una cosa molto particolare, nel senso che un nostro studente di una ventina di anni fa, Massimo Cangelli, fra l'altro molto bravo perché è stato uno dei migliori studenti di quell'annata, dopo aver fatto un paio d'anni ulteriore esperienza su Milano, è rientrato in Puglia, nella sua casa, no, attivato uno studio, ha cominciato insomma a affermarsi. Purtroppo poi sfortunatamente è stato vittima di un incidente che lo ha costretto per una settimana in coma all'ospedale. La sua voglia di ritornare a vivere, ma anche a continuare a scattare quella che era la sua passione,
il suo lavoro in prospettiva, quindi la fotografia, sua voglia di continuare a scattare e a fare fotografia lo ha aiutato tantissimo, tant'è che adesso, recuperate tutte le sue funzioni, ha incontrato una persona, Deborah Cugno, ipovedente, con la quale ha deciso di fondare questa onlus che si chiama proprio Notturno. Ha proposto allora a istituto, in quanto appunto ex studente, ha proposto una interpretazione ai nostri ragazzi del secondo anno del corso biennale di formazione professionale di interpretare la fotografia astratta direttamente sullo stimolo che Deborah, come ipovedente, ha voluto in una chiacchierata, ha voluto raccontare direttamente ai ragazzi. Abbiamo fatto con lei e con i nostri studenti un percorso sensoriale e devo dire che stanno uscendo delle immagini molto interessanti che a questo punto verranno esposte dal 24 Ecco, dove giugno in me la poi sposta e quando? all'Istituto dei Ciechi di Milano, in questa sede Ok. prestigiosa dietro San Babele, quindi anche facilmente raggiungibile. Anche in quell'occasione ci sarà l'opportunità di vivere poi un piccolo percorso multisensoriale. Questo perché è un progetto di inclusione, far capire che in realtà coloro che non vedono, non vivono nel buio, questo perché sono loro stessi che lo raccontano, ma hanno tutta una serie di visioni, fra virgolette, che consentono loro anche addirittura di immaginare, di posizionare addirittura la macchina fotografica o un qualsiasi altro strumento in grado di registrare un'immagine e di scattare, per così dire, delle cose davvero che ci hanno lasciato molto sorpresi. Il giorno successivo, il 25, per concludere, ci sarà all'istituto, aperto naturalmente al pubblico e quindi totalmente gratuito, il primo workshop italiano dedicato agli ipovedenti. Quindi, Fotografia mossa per i non vedenti, quindi un workshop di fotografia per non vedenti. No? Questa è una sfida proprio Davvero in una termini sfida di molto molto inclusione, perché poi gli interessante. stessi alla mostra, gli stessi fotografi, quindi i nostri studenti, spiegheranno, racconteranno che cosa hanno scattato, che cosa hanno visto, e quindi sarà anche un'interazione molto importante con coloro che ipovedenti o completamente non vedenti vorranno capire che cosa è Ok. stato interpretato. Ecco, ricordiamo anche le coordinate dell'Istituto Po, dove siete, come fare a trovarvi anche su internet, le iscrizioni quando si aprono. Dunque, il nostro sito, che fra l'altro è stato recentemente riorganizzato proprio per consentire una facilità di navigazione e poter offrire tutte le informazioni possibili, ma ecco, invito ad andarlo a vedere, è www.istitutoitalianodifotografia.it, non solo anche se si è interessati evidentemente ai corsi, ma anche e soprattutto perché è pieno di immagini. Ok. E questo è la nostra fatica, il nostro impegno, ma anche la nostra grossa soddisfazione, perché tutto ciò che abbiamo fatto in questi, non tutto, perché altrimenti il sito sarebbe stato, insomma, troppo Immenso. esatto, immenso, ma quello che è successo negli ultimi 10 anni è documentato. E quindi ci sono tante cose intriganti in termini proprio di immagini, perché è Interessante. giusto che una scuola, almeno secondo noi, una scuola di fotografia si presenti Per con le immagini, foto, con le no? foto. Noi stiamo in via Enrico Caviglia 3, vicino a Corvetto, metropolitana gialla, Gialla. facilmente raggiungibile in un distretto che poi vede tutta una serie di altre entità, sia Realtà. come scuole, sia come studi fotografici, di architettura, quindi è uno spazio di Un creatività distretto ampio. Un distretto interessante, interessante, ecco. sì. Siamo quasi in chiusura. Sì, siamo quasi in chiusura. Prima diciamo appunto che un po' fotografi ultimamente, un po' tutti ci si sente fotografi, allora senza togliere nulla ai docenti che appunto faranno un gran lavoro per far diventare altro che fotografi, super fotografi i vostri studenti, però tre consigli da dare a tutti quanti per evitare di diventare i soliti fotografi banali che siamo tutti quanti. Certo, beh, intanto, visto che tutti oramai scattano col digitale, non avere fretta, nel senso scattare in continuazione, proprio perché fra l'altro non è un costo e quindi deve diventare un approccio di divertimento.
Scattare tanto vuol dire riuscire poi anche a percepire che no, cinque immagini prima forse la composizione non era quella che. Quindi scoprire attraverso una serie di scatti come si può migliorare il proprio messaggio. In fondo no, sappiamo che insomma, la fotografia no, è un grande strumento di comunicazione, quindi scattare tanto senza Tanto, fretta, no? Questo è il ok, ma primo senza fretta, consiglio. interessante. Il secondo è quello. Di ricordarsi che siccome la fotografia è uno strumento straordinario di comunicazione, devo comunicare qualcosa, quindi devo raccontare, quindi predisporre la mia comunicazione in maniera tale che arrivi qualcosa, no? Possa arrivare. Sappiamo tutti che su Instagram ci sono, no? Leggevo che forse 1 miliardo e 200 milioni di immagini al giorno vengono postate, e quindi è una Un valanga, no? numero Un numero impressionante. impressionante. Però scorrendo si vedono subito le immagini che sono state fatte non con tanta fretta, al di là dei ricordi o del momento, insomma, topico, familiare o del selfie in situazioni particolari, ma si vede l'idea di avere attenzione alla composizione, quindi non avere fretta, scattare tanto, secondo consiglio cercare di capire che messaggio sto Ok, mi veicolando. raccontare qualcosa. Bravo, di raccontare qualcosa. E il terzo, di divertirsi, con la fotografia. La fotografia deve, essere un momento esplorativo, no? Non soltanto dei propri affetti, personali, delle proprie relazioni, ma anche proprio del mondo circostante. Anche attraverso immagini, di oggetti, perché gli oggetti, come dicevo quel tale, possono avere anche un'anima, hanno un loro vissuto e quindi attraverso il colore, la matericità di oggetti si possono anche raccontare delle storie affascinanti, quindi una scoperta del mondo a 360 gradi. Allora, c'era un famoso chef che diceva che se entra in un supermercato, in un ristorante e vede un acquario, lui in quel ristorante non ci mangia. Qual è la fotografia che non dobbiamo vedere sul portfolio di un fotografo per dire ok, questo potrebbe andare bene come fotografo? Qual è la fotografia che non va mai fatta? La fotografia che non ha messaggio, quindi che sembra proprio scattata perché avevo in mano una macchina fotografica o comunque uno strumento che potesse consentirmi di registrare un momento. La cosa importante è sempre cercare di dare importanza al messaggio, che sia anche no, ironico, sorprendente, evidentemente. Questo ecco, è una cosa che non vorremmo vedere all'interno dei portfolio, piuttosto che in una mostra, quindi in un Perché momento a volte anzi vanno ben espositivo. oltre il portfolio, Eh infatti, sì, ahimè. delle cose che in realtà sembrano scattate con Tanto per superficialità, no? Tanto scattare. per scattare. Invece è Perfetto. un percorso Sono straordinario. Ecco perché d'accordo. poi tanti si appassionano, perché è un linguaggio straordinario, dal bianco e Infatti, nero al colore, insomma, al sì. fotocollage, perché ultimamente abbiamo ripreso anche all'interno dei nostri corsi questo linguaggio che sembra Molto appartenere un po' al interessante. passato, ma grazie poi anche alla post-produzione computer ci sono anche delle opportunità dimensionali e quindi è Interessante. tutto un mondo surreale straordinario. Insomma, come vedete la materia è molto ampia e infatti insomma ci serviva e serviva un istituto appunto per impararla meglio. I corsi, come diciamo, appunto trovate tutte le informazioni sul sito internet, sia per i corsi diurni, quello diciamo il main corso da 2 anni e poi comunque anche tutti i vari workshop e i corsi anche serali che l'istituto fa. Io direttore, la ringrazio davvero tantissimo per essere qui con noi. Verremo Grazie a voi, è sicuramente a stata farci una fotografare. Siamo chiacchierata molto, ci piace stare interessante. davanti alle telecamere, quindi anche davanti alle macchine Bene, fotografiche. Quindi verremo sicuramente a farci assolutamente. Anche perché fotografare poi spero che all'istituto. possiate naturalmente essere soddisfatti della gallery di ritratti che vi faremo e quindi mostrare proprio come la fotografia riesce a trasmettere anche questa professionalità e questa apertura anche. Grazie. Grazie davvero, grazie davvero a Maurizio Cavalli, direttore e fondatore dell'Istituto Italiano di Fotografia. Grazie mille davvero. Grazie ancora a voi. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. Come sempre, appuntamento con Good Morning Milano, torna domani, sempre qui alle 12.30 in diretta su Milano All News. Grazie mille, arrivederci e a presto.